tutte avevamo sete, ma non potevamo bere tutti in una volta. Vi ricordate chi scrisse questa frase? Beh, la scrisse Ignazio Silone, che nacque qui, a Pescina, ed è proprio da questa fontana che prese ispirazione per il suo più celebre romanzo, Fontamara. Pescina è un piccolo comune della Marsica, situato nel settore orientale della Piana del Fucino, lungo la Valle del Giovenco. È un punto strategico per raggiungere sia il Parco Nazionale d'Abruzzo che il Parco Regionale del Sirente-Velino. E questo lo rende meta ideale per gli amanti della natura e dei borghi autentici. Quella che vedete dietro alle mie spalle è la Basilica di Santa Maria delle Grazie e da qui adesso ci appresseremo a percorrere il sentiero Silone. Andiamo! Edificata nei primi anni del 1600, subì diversi interventi di ingrandimento e di abbellimento nei secoli successivi. È l'unica chiesa della Marsica ad avere il titolo di Concattedrale dei Marsi ed ospita, in una decoratissima cappella, le spoglie del santo patrono della città, San Berardo. Fa parte del Club Borghi Autentici d'Italia ed è nota a livello internazionale per aver dato i natali a due personaggi di rilievo, il cardinale Giulio Mazzarino e Ignazio Silone, romanziere e intellettuale italiano più noto al mondo. Il paese, orgoglioso dei suoi figli illustri, ospita la casa natale e presso il convento di San Francesco il centro studi Silone, che accoglie ogni anno il premio internazionale a lui dedicato, la sua preziosa biblioteca privata e nel cortile interno una scultura realizzata da Cascella. Dopo una breve pausa raggiungiamo la parte alta di Pescina, dove al termine di un viale alberato ha sede la Casa Museo Mazzarino, dedicata alla vita e alle opere del cardinale. Il nostro percorso continua lungo il sentiero Silone. A chi sale a Fontamara dal piano del Fucino, il villaggio appare disposto sul fianco della montagna, grigia, brulla e arida, come su una gradinata. Andiamo alla scoperta dei resti della chiesa di San Berardo e della tomba di Silone. Attraverso un testamento lo scrittore chiese di essere sepolto con una croce di ferro dietro al muro e la vista del Fucino in lontananza. Continua la salita verso il rifugio Silone. Ecco, siamo arrivati. Ave Maria, ce l'abbiamo fatta. La piccola chiesetta della Madonna del Carmine con a fianco un fontanile ci danno un po' di refrigerio in questa calda, caldissima giornata. Ragazzi, siamo praticamente arrivati ai piedi del Monte Parasano e in questo vasto pianoro la vista è veramente spettacolare. È tra i punti panoramici migliori per ammirare la conca del Fucino in tutta la sua maestosità. Ed eccoci arrivati al rifugio Silone. Adesso vi facciamo notare come da questa posizione particolare il profilo della montagna, ovviamente del dipinto, è stato disegnato esattamente com'è la montagna alle spalle del rifugio. È pazzesco. To you.
Allora, dal rifugio Silone è possibile intraprendere diversi sentieri. Lì, vedete, tra le montagne c'è una parte un po' più alberata. La si può percorrere fino in cima e passare nella parte, diciamo, dietro questa montagna, percorrere tutto il sentiero per giungere fino alla pineta. Da qui si arriva poi, si vede sotto le paleoliche una bandiera che sventola, lì c'è il rifugio dell'Alpino, e ancora più giù, come potete notare, vedete la torre Piccolomini. I